sarà molto più semplice da vendere. Perché? Perché sarai l'esperto in grado di risolvere quei problemi che nessun altro è stato in grado di risolvere prima. Se c'è una singola cosa che farà la totale differenza nel momento in cui ti approccerai ai clienti lì fuori, sarà quella di comprendere meglio di loro quelli che sono i problemi che loro hanno in questo preciso momento. Quindi questa è veramente una regola. E scrivi qui in basso, come se fosse proprio una presa di appunti, scrivi proprio questa cosa qua. Devi necessariamente comprendere i problemi dei tuoi clienti meglio di quanto li comprendano loro. Ti faccio questo esempio. Quante volte ti è capitato di avere magari un dolore alla spalla oppure un dolore al ginocchio, ok? Magari era un dolore un po' lancinante che ogni tanto ti dava molto fastidio, ogni tanto ti passava, ogni tanto da seduto sentivi qualche fitta, poi magari dopo aver giocato a calcetto invece magicamente spariva tutto quanto. Quante volte poi ti è successo magari di confidarlo a un tuo amico e questo tuo amico magari era un fisioterapista e ti ha iniziato a dire: ma per caso ti fa anche male nel momento in cui ti tiri su e poi ti tiri giù? Sì, ma è un male del tipo che ti si blocca quasi l'articolazione e devi scrocchiartela in qualche modo? Sì, assolutamente sì. Guarda, io ho fatto questa cosa qua, ho fatto questo trattamento a un mio paziente, so quello che ha in questo momento, adesso a distanza di 3 settimane cammina molto meglio, deambula molto meglio e ha ripreso anche a giocare a calcetto e oggi, da quel che mi ha detto proprio nel messaggio poco fa, non ha più questo problema. Ora, cosa faresti in questa situazione? La prima cosa che diresti, senza conoscere neanche questa persona o l'amico, è: dammi il numero di telefono, per favore aiutami, perché voglio fare lo stesso identico trattamento anche io. Perché questo avviene? Perché in questo caso ti hanno fatto capire alla perfezione quanto questa persona comprendesse il problema meglio di te. Addirittura anticipava alcune cose che magari tu pensavi ma che non sapevi magari esternare o perché ancora semplicemente non ci avevi pensato. Sono cose che ogni singolo giorno ti affliggevano ma di fatto non le avevi esternate. E nel momento in cui lui ti ha detto: ma per caso è anche così, ma per caso è anche così, ma per caso è anche così, ecco qual è il problema. Ecco, questo è quello che devi fare con i tuoi clienti. Devi cercare di immergerti all'interno della loro mente e cercare di capire che cosa in questo preciso momento non li fa dormire la notte, quali sono i loro problemi, quali sono i problemi per il quale continuano ad avere ansia, continuano ad avere frustrazione, continuano ad avere tutta una serie di problematiche che poi a catena scatenano tutta una serie di eventi magari negativi che si stanno verificando all'interno della sua vita. Cerca di capire questa cosa. Più capirai i loro problemi e più tutto ciò che vorrai fare con loro, tutto ciò che vorrai vendere a loro, sarà molto più semplice da vendere. Perché? Perché sarai l'esperto in grado di risolvere quei problemi che nessun altro è stato in grado di risolvere prima.